Allora ragazzi, nell'ultima lezione abbiamo riscritto le equazioni riguardanti il bilancio di massa, di energia, di entropia e l'equazione di energia meccanica, in particolare per un ingresso e un'uscita. Abbiamo visto che il primo principio può essere scritto come il bilancio di massa può essere scritto come m punto con 1 uguale m punto con 2 uguale m punto. Tra l'altro, nell'ipotesi di monodimensionalità in ingresso e uscita, queste portate massiche possono essere semplicemente calcolate attraverso la relazione semplice Rho-Hubera. Per il, diciamo, sempre nell'ipotesi di un ingresso e un'uscita, quindi stiamo sempre parlando di sistemi aperti, con questo volume di controllo, il bilancio di prima legge si scrive in questo modo: m punto per h con 1 più gz1 più v con 1 al quadrato mezzi più q punto è uguale a m punto h con 2 più gz2 più v con 2 al quadrato mezzi più l punto di elica. Abbiamo in questo modo introdotto un'altra ipotesi. Ricordiamoci che di fatto qui stiamo considerando sempre la convenzione del segno, l'abbiamo anche scritta come punto del TAC, si scrive allo stesso modo ovviamente. Ricordiamoci che la convenzione del segno ci dice che la Q punto, diciamo, netta è uguale al Q punto in ingresso meno la sommatoria del Q punto in uscita, mentre l'L punto con E è uguale ai lavori d'elica in uscita meno i lavori d'elica in ingresso. Ovviamente questo sempre nell'ipotesi di un ingresso e un'uscita, monodimensionalità diciamo sull'ingresso e sull'uscita e ancora di regime stazionario, altrimenti ci sarebbe il termine di accumulo sia in questa relazione sia in quest'altra relazione. Il secondo principio invece l'abbiamo scritto in quest'altro modo: m punto s con 1 più s punto generato. Qui attenzione, perché c'è il flusso entropico sia diffusivo sia convettivo. Il convettivo l'abbiamo già messo questo qua in ingresso, vedremo quello in uscita. Il diffusivo è pari alla sommatoria dell'H punto fratto T set. Attenzione, nel momento in cui mettiamo i flussi discreti Q punto su T set, quindi Q punto c'è il segno, ricordiamocelo qui, quindi sono tutti gli ingressi meno tutte le uscite. Ovviamente diciamo questa relazione, né in questa relazione l'S punto generato è l'S punto generato totale, quindi sia dovuto alle cause interne sia dovuto alle cause esterne. Nel caso in cui volessimo integrare non diciamo sul set ma su questa diciamo superficie di controllo, a questo punto diciamo questa relazione si trasforma con l'integrale di Q in dt, in dq su t, e questo, diciamo, in questo modo poi l'S generato diventa S generato interno. Questo è uguale a m punto per S con 2. Anche qui abbiamo utilizzato sempre la stessa ipotesi, ovvero che sull'ingresso 1 e sull'uscita 2 sia il flusso monodimensionale, e che ancora valgano le ipotesi di condizioni stazionarie. E infine abbiamo ritrovato l'equazione geomeccanica mettendo insieme il primo e il secondo principio, e quindi attraverso la seconda equazione di Gibbs, scrivendo che L con E uguale a meno M punto per l'integrale, ovviamente tra 1 e 2 in questo caso, cioè tra ingresso e uscita, di V in dP più G delta Z più delta V quadro mezzi più ancora R. Allora, queste equazioni C
ci consentono di ovviamente studiare numerosi componenti che incontriamo nella pratica tecnica. Abbiamo già particolarizzato questa equazione nel caso di un condotto e abbiamo trovato che nel caso del condotto, diciamo nel caso di un particolare poi di liquido, cioè la relazione di flusso, diciamo, di flusso di liquido, la relazione diciamo, veniva ulteriormente semplificata, e abbiamo visto che su un condotto possiamo trovare un particolarizzato l'equazione di energia meccanica, possiamo particolarizzarla secondo il cosiddetto trinomio di Bernoulli, in cui abbiamo che V dp più G delta Z più delta V quadro mezzi più R è uguale a zero, perché in questo caso in un condotto, non essendoci la protelica, abbiamo che ovviamente l'L con F appunto era uguale a zero. Nel caso ulteriore di liquido potevamo portare fuori dal segno di integrale la V, perché la V ovviamente per un fluido incompressibile resta costante, e quindi l'equazione si modifica in questo modo, lasciando ovviamente il trinomio di Bernoulli diciamo, da soli, questi tre termini nel caso di flusso reversibile. Nel caso di flusso irreversibile invece abbiamo anche imparato a calcolare le R, cioè le perdite di carico, dividendole in due tipologie: le R, diciamo, le perdite di carico distribuite sul condotto, quindi come F per L su D per V al quadrato mezzi, oppure quelle concentrate come F V al quadrato mezzi, dove F è appunto il fattore di attrito diciamo, che abbiamo imparato a utilizzare, diciamo, a calcolare attraverso l'abaco di Moody. Nella prossima lezione imparerete anche poi ad entrare nell'abaco di Moody e a valutare queste, diciamo, queste particolari situazioni. Allora, quindi di fatto abbiamo visto che nel caso ancora, abbiamo fatto una serie di casi particolari, e una cosa molto importante è anche la definizione di questa perdita di carico, che è una soluzione, nient'altro che una caduta di pressione determinata appunto dai fattori, diciamo, dalle irreversibilità intera. Questa cosa si vede molto bene se il fluido è a sezione costante e orizzontale, perché in questo caso noi che cosa possiamo vedere? Che il V delta P, cioè la caduta di pressione, è esattamente uguale alla R, a meno ovviamente del segno. Cioè se noi mettiamo questo è il punto 1 e questo è il punto 2, evidentemente la caduta di pressione è una caduta, ovviamente, quindi P con 2 meno P con 1 sarà negativa, portata dall'altro lato diventa V delta P positivo, quindi la R è positiva, come ovviamente dobbiamo aspettarci, e quindi avrò una caduta di pressione di questo tipo. Cioè se vado a misurare con dei manometri lungo la sezione, ovviamente lungo le diverse sezioni, troverò che questi manometri mi porteranno ovviamente una caduta di pressione lungo il condotto, e quindi la pressione man mano che il fluido avanza diminuirà. Questo è il motivo anche per cui chiamiamo questa R, la denominiamo anche perdita di carico, cioè perdita di pressione. Evidentemente questa situazione non è così semplice da vedere nel caso in cui il fluido, diciamo, il condotto invece non è più orizzontale, ma è diciamo, ovviamente in salita o in discesa, perché evidentemente cosa succede in questo caso? Parte dell'energia potenziale si converte ovviamente in energia di pressione, quindi si converte in una maggiore o minore pressione del fluido, o nel caso ancora di sezione non costante, perché evidentemente in questo caso cambia anche l'energia cinetica, e quindi ovviamente potranno cambiare questi tre termini andando a trasformare una quota di energia potenziale o cinetica in altra, cioè un'altra quota di energia, ovvero l'energia interna. Quindi questa situazione l'abbiamo già vista l'altra volta, abbiamo visto come in un fluido, diciamo, in un condotto verticale, in un condotto orizzontale, cambiavano anche questi tipi di aliquote. Un ultimo aspetto che abbiamo visto molto velocemente, e su cui invece mi preme ritornare, è appunto la R. E la R l'abbiamo vista anche come integrale della T delta S generato, non so se ricordate, cioè deriva dalla S generata interna, cioè dalle irreversibilità interne al nostro condotto. E ovviamente questo l'abbiamo poi ribadito empiricamente attraverso questa relazione, perché questa relazione si vede che questi termini diventano tanto più grandi quanto più sono grandi evidentemente le,
diciamo, la scabrezza relativa del, diciamo, del fluido, e ovviamente quanto più sono grandi, ovviamente anche le perdite, diciamo, diciamo, gli sforzi, che definiremo ovviamente sforzi viscosi e sforzi ovviamente turbolenti, che il fluido ha, diciamo, all'interno del nostro, della nostra sezione. Questa, diciamo, la parte più specificamente fluidodinamica vi sarà più chiara ovviamente nel corso di meccanica dei fluidi, quindi ritornerete su questi aspetti e su queste irreversibilità nel corso di meccanica dei fluidi. Per il momento è chiaro che dal punto di vista strettamente termodinamico noi possiamo prendere queste relazioni in questo momento solo come relazioni empiriche, che più o meno sono congruenti rispetto alle idee che ci siamo fatti sulle irreversibilità interne del fluido. Perché abbiamo visto che le irreversibilità interne dipendono appunto da questa conversione di energia pregiata in forme più basse di energia, e sostanzialmente mi devo ritrovare dal punto di vista termodinamico che questa energia pregiata si converte in cosa, secondo voi, ragazzi? Qual è la più bassa forma di energia? Quindi per esserci un'essere generata interna, questa energia pregiata, che sarà un'energia o ovviamente di cinetica, o un'energia potenziale, o un'energia interna in termini di pressione del fluido, la troverò alla fine, me la ritroverò. Abbiamo detto che l'energia, non principio di conservazione dell'energia, ci dice che l'energia non si distrugge. Quindi come me la ritrovo questa forma di energia? In energia termica. Vediamo appunto questo aspetto. Allora, se io vado a prendere se vado a riprendere, diciamo, il primo principio, cosa mi dice in questo caso, ragazzi? Che il delta H, giusto? M punto per delta H, cosa sarà uguale? Poi, ragazzi, M punto delta H, cosa è uguale? Q punto? Guardiamolo qui, no? Allora, supponiamo che in questo momento potrei anche scrivere, diciamo, completo vale lo stesso, anzi scriviamola completa, perché sennò dite no, che questa relazione vale soltanto per fluido, diciamo, per condotto orizzontale, invece vale sempre. M punto delta H più G delta Z più delta po quadro mezzi è uguale a Q punto meno L punto di elica. Ho messo questa relazione, l'ho accorpata ovviamente, ho messo il mio punto del, diciamo, delta H, punto di noella è stata qua, e il mio punto delta H è stato dall'altro lato. Ora ovviamente posso dividere tutto per M punto, quindi questo qua diventa Q piccolo, questo diventa L con E. Non me la riscrivo, ve la scrivo su, è la stessa cosa. Allora, nel caso in cui ho un condotto, qualunque esso sia, orizzontale, verticale, eccetera, abbiamo detto che il lavoro d'elica non c'è, quindi l'L con E uguale a zero. Allora, ancora, che cosa potremmo dire? Se guardiamo la relazione che abbiamo sopra, vedete, G delta Z, delta V quadro mezzo, eccetera, potremmo prendere questo termine qua e portarlo lì dentro, va bene? Cioè tutto questo termine qui, G delta Z più delta V quadro mezzi, lo posso ricavare da qui e mettermelo là sopra. L'altra volta vi ho fatto vedere, ma non siamo andati più a fondo rispetto a questa cosa. Allora, che cosa vi troverei andando in questo modo? Mi troverei che V delta P, ovviamente G delta Z, diciamo, è uguale a Q meno delta H, quindi V delta P più questo, diciamo, qui dentro diventerebbe Q Q meno delta H, dico bene, sì, okay. Ho preso semplicemente quei due pezzi, più R, questo sarebbe uguale a zero. Beh, delta H ovviamente a cosa è uguale nel caso di un liquido in generale? È uguale a delta U più V delta P più P delta V, ma nel caso di un liquido possiamo dire anche che delta H, lo abbiamo scritto anche l'altra volta, era uguale a V delta P, qui ovviamente c'è Q ancora, quindi più Q meno
C delta T meno V ancora delta P. Non scrivo P delta V perché P delta V nel caso di un liquido a quanto è uguale, ragazzi? P delta V a quanto è uguale nel caso di un liquido? Zero. E quindi non lo scrivo. Più R è uguale a zero. Allora, se vado a riprendere questa relazione, la vado a riscrivere, queste le posso levare a questo punto, queste parentesi non ho più, quindi la posso levare. Quindi ho questo V delta B, P e V delta B se ne va, e quindi ottengo che C delta T è uguale a R più Q. Lo riscrivo qua sopra, C delta T è uguale ad R più Q. Allora, questa è una cosa molto interessante, perché il condotto, abbiamo detto, l'altra volta l'abbiamo considerato adiabatico. Allora, nel caso in cui ho un condotto adiabatico, R è esattamente uguale a C delta T. Quindi io potrei misurare questa irreversibilità, invece di andando empiricamente, invece di andando a fare l'integrale, come la potrei misurare? Come la potrei misurare? In modo molto semplice. Vado a prendere due termometri, diciamo due termometri, e vado a mettere uno qua e uno qua e vado a vedere qual è il C delta T. Quindi lo posso misurare in due modi, sia attraverso la perdita di carico, cioè la differenza di pressione che abbiamo visto sopra, ma anche attraverso il C delta T. Bene? Questo ricordiamo, questo aspetto, che è un aspetto interessante sui liquidi. Quando la trasformazione è una trasformazione adiabatica, la R sarà sempre uguale esattamente al C delta T. Quando invece abbiamo una trasformazione non adiabatica, il C delta T rappresenta R a meno, ovviamente, della potenza per unità di, diciamo, di portata massica che viene data dal soffitto. Ed è, diciamo, sostanzialmente questo è perfettamente conforme rispetto a quello che vi aspettavate e che avevate detto prima. Cioè, dove va a finire questa energia? Va a finire esattamente in un aumento di temperatura del fluido. Quindi che cosa troverò? Accanto, diciamo, in una trasformazione irreversibile, accanto a questa caduta di pressione del fluido, mi ritroverò invece un aumento di energia in modo calore nel nostro, cioè diciamo, di energia termica del nostro fluido, quindi di aumento di temperatura del fluido. Ovviamente io che cosa preferisco dal punto di vista termodinamico? Pressione più alta e temperatura bassa o viceversa? Ovviamente la pressione è più elevata perché la converto più facilmente in energia meccanica, mentre abbiamo visto che convertire energia termica in energia meccanica è leggermente complesso, vi ricordate tutto quello che abbiamo detto sui cicli diretti, quindi questa conversione ovviamente paga uno scotto che è quello delle macchine di carbonio. Allora, a questo punto facciamo un passo avanti. Una volta, diciamo, chiarito, diciamo, i limiti, ovviamente le equazioni che abbiamo utilizzato l'altra volta proprio sui condotti, facciamo un piccolo passo in avanti e parliamo di delle macchine, in genere delle macchine a fluido. Allora, le macchine a fluido sono delle macchine molto importanti per noi ingegneri, soprattutto per gli ingegneri meccanici. Perché? Perché ci consentono o di convertire energia meccanica in energia interna del fluido, cioè se voglio energizzare, aumentare la pressione del fluido, oppure viceversa prendere energia, diciamo, potenziale, diciamo, energia interna del fluido e convertirla in energia meccanica. Attenzione, la confusione che spesso si fa è macchina termica, macchina fluido. La macchina termica è un qualcosa di più, c'è sempre un'energia meccanica in gioco nella macchina termica, ma la conversione avviene da energia modo calore, energia modo lavoro, cioè energia meccanica in modo lavoro. Va bene? In questo caso invece nelle macchine a fluido normalmente è il fluido che già ha questa energia interna e che cede questa energia all'esterno, oppure riceve questa energia. Quindi le macchine a fluido possono essere macchine a fluido motrici, quando questa energia del fluido, che è cinetica, potenziale, eccetera, viene fornita dalla macchina all'ambiente, quindi le chiamerò macchine motrici. Quando? Mentre nel caso, prego? Puoi ripetere la definizione? Quando, diciamo, l'energia viene ceduta dal fluido, quindi dalla nostra macchina all'ambiente,
ovviamente lavoro in uscita e quindi la macchina è una macchina motrice, cioè l'energia meccanica la prendo dalla mia macchina, la prendo dal mio fluido. Va bene? Viceversa, quando io voglio energizzare il mio fluido, cioè voglio aumentare la pressione, diciamo, di un fluido, e devo fornire energia meccanica, quindi un compressore, una pompa, ovviamente io che parlerò di macchine operatrici, macchine a fluido operatrici. Faccio l'inverso. Va bene? Allora, oggi affronteremo il problema delle macchine a fluido motrici. Quindi guarderemo tre diverse tipi di macchine, in particolare, diciamo, queste macchine, diciamo, vengono definite turbine, e sono in particolare le turbine idrauliche, le turbine a vapore e le turbine a gas. Le distinguiamo sulla base del tipo di fluido che esso elaborano. Quindi quando il fluido è un liquido parlerò di turbine idrauliche, quando il fluido è un gas parlerò di turbine a gas, quando un fluido è vapore parlerò di turbine a vapore. Esiste un'altra classificazione che io posso fare di queste macchine, ed è la classificazione in turbomacchine e in macchine volumetriche. Bene. Allora, le macchine volumetriche già le abbiamo viste, cioè sono quelle in cui io faccio del lavoro di variazione di volume sul mio fluido. Quindi un compressore volumetrico è un compressore in cui, li abbiamo già visti, i sistemi sono i cilindro, io all'interno di questo, diciamo, di questo sistema comprimo, faccio entrare il fluido, lo comprimo e dopodiché, ovviamente, una volta compresso, lo, diciamo, lo spingo fuori. Va bene? Queste, diciamo, macchine sono macchine evidentemente volumetriche, cioè riduco il volume del mio fluido per, nel caso ovviamente di una pompa, cioè un compressore di una pompa, e quindi energizzo il fluido in questo modo. Nelle macchine invece, nelle turbomacchine, io lavoro con continuità, cioè sono sistemi aperti come questo, in cui il lavoro è, diciamo, viene espletato secondo un lavoro d'elica, e quindi io che cosa posso fare? Ho due possibilità. Come al solito abbiamo detto motrice e operatrice, la macchina è una turbomacchina, ricordiamoci, non è una macchina volumetrica, e quindi l'energia del fluido nel caso di macchina motrice sarà ovviamente convertita in energia meccanica attraverso, diciamo, una superficie in cui, che viene a contatto col fluido e in cui avviene questa trasformazione. Allora, io non vi farò vedere così, seguirò sempre lo stesso approccio seguito dall'inizio del corso, cioè io non mi soffermo su problemi tecnologici e fluidodinamici. Per me queste macchine restano delle scatole nere, cioè per me esistono soltanto trasformazioni termodinamiche e bilanci. Non ci interessiamo come tecnologicamente avviene questa trasformazione, quindi io non andrò a studiare come avviene questa conversione di energia potenziale, energia cinetica, in energia meccanica o viceversa. Questo lo farete ovviamente nel corso di macchine e, diciamo, ovviamente sulla base di alcuni concetti di fluidodinamica che svilupperete nel prossimo, diciamo, nel corso di macchine, diciamo, di macchine. Ovviamente vi faccio vedere dei componenti perché, diciamo, è evidente che uno deve avere un po', deve immaginare cosa, diciamo, ci può stare lì dentro, perché questo vi aiuta nella comprensione fisica del problema, ma non perché vi aiuta nella scrittura dei bilanci di energia, dei bilanci di massa dell'equazione geomeccanica. Questo non ci interessa dal punto di vista strettamente termodinamico, quindi a me non interessa come è fatto in questo momento, come è fatta, diciamo, la nostra macchina. Ne discuteremo ovviamente perché qualcuno di voi potrà pormi qualche domanda, risponderemo tranquillamente a queste, diciamo, domande più di curiosità, ma non ci servono ai fini della termodinamica e ai fini quindi della scrittura dell'equazione di bilancio, ovviamente dello studio, diciamo, di questa. Ovviamente in questa scrittura io partirò dalle macchine un po' più semplici e poi arriverò alle macchine un po' più complesse. Prima di entrare in questa dinamica vorrei spendere qualche ultima parola sul lavoro di elica. Allora, il lavoro di elica l'abbiamo già visto l'altra volta e stamattina abbiamo riguardato ovviamente l'equazione geomeccanica che ci fa capire ancora meglio quanto è uguale questo lavoro di elica. Ovviamente lo posso raffigurare facilmente su un piano termodinamico. Sul piano termodinamico pressione-volume abbiamo visto che il lavoro, diciamo, nel caso di macchina volumetrica era l'integrale sotteso a questa curva, quindi se io passo da un punto 1 a un punto 2 avevo, diciamo, un lavoro di questo tipo. Beh,
Attenzione, perché mentre in questo caso ovviamente io avevo questo, diciamo, questo integrale, in quest'altro caso, diciamo, nel caso di sistemi aperti, l'integrale cambia completamente. Perché? Perché non ho il lavoro di variazione del volume che è uguale all'integrale di P di T, ma che cosa ho? Ho l'integrale, guardate, di V in dp. Allora, questo lo possiamo facilmente vedere riguardando questo grafico e ricordandoci che, perché, diciamo, io ho un lavoro completamente diverso, ce l'ho su questo diagramma qua, vedete? Cioè il lavoro che io vado a vedere ce l'ho dall'altro lato. Attenzione perché cambiano anche i segni, no? Vedete che l'integrale, diciamo, tra 1 e 2 ovviamente diventa negativo, nel caso, diciamo, nell'altro caso è positivo, perché ovviamente ho dei, diciamo, dei versi diversi in cui si esplica l'integrale, va bene? Quindi attenzione anche ai segni, cioè, tanto è vero che io mi trovo un valore meno davanti al segno dell'integrale, mentre prima non mi trovavo, perché c'è, diciamo, un integrale di P in dV, il segno meno non c'era, mentre qua c'è un segno meno. Allora, oltre a vedere questo aspetto, diciamo che l'integrale questa volta lo dovrò guardare in questo senso per i sistemi aperti, non in questo senso, questo aspetto lo posso facilmente comprendere se riguardiamo che il lavoro non è più il lavoro di, diciamo, di variazione di volume, in cui avevo tutto il lavoro, diciamo, che veniva compiuto sul nostro sistema. In questo caso noi abbiamo scorporato del lavoro compiuto sul sistema, o che il sistema compie sull'ambiente, quindi dal flusso di energia in modo lavoro, abbiamo scorporato un lavoro, ve lo ricordate? Quale lavoro abbiamo scorporato dal lavoro delega nel bilancio di energia? Quando abbiamo scritto questo, il lavoro di pulsione. E quali sono questi lavori di pulsione? Allora, uno, qual è? Quello che compio sul sistema, quindi positivo, qual è? P con 1, V con 1, cioè qual è? È questo, ragazzi. A me questo è 1, il punto 1, quindi P con 1 per V con 1 è questo pezzo qua. L'altro, guardiamolo un secondo, è, in usciamo invece, è l'ambiente, che è il sistema che lo compie sull'ambiente, giusto? Quindi abbiamo scorporato un altro pezzo, che, diciamo, questa volta era un'uscita, quindi lo devo sottrarre, quindi devo prendere e devo sottrarre tutta questa parte qua, giusto? P con 2 e V con 2, questo rettangolo qua. Allora, se prendo l'integrale di P in dV, levo, metto questo P V con 1 e levo P V con 2, che cosa mi esce? Mi esce esattamente quello che, diciamo, ho trovato con l'equazione di energia meccanica. Quindi il lavoro di Elica, che voi, cioè, noi abbiamo visto l'altra volta, non l'abbiamo visto e non l'abbiamo rappresentato sul piano termodinamico, PV, è sostanzialmente l'L con E meno il lavoro di pulsione ingresso, più il lavoro di pulsione, cioè, più il lavoro di pulsione ingresso meno il lavoro di pulsione uscita. E quindi se io, diciamo, sommo questo pezzo e sottraggo questo, mi trovo esattamente questa, diciamo, questo integrale qua. Va bene? Questo vi fa capire anche meglio, diciamo, dal punto di vista quantitativo, quanto vale questo lavoro di delega e perché vi ritrovate questo integrale su questo pezzo. Ovviamente questo a meno di cosa? A meno di ulteriori, ovviamente, quote di energia che posso avere in termini di energia potenziale e di energia cinetica, che prima non avevo in un sistema chiuso perché stava fermo lì, invece adesso c'è il fluido che si muove, quindi devo fare attenzione, perché mentre prima bastava osservare questo in una macchina e ottenevo il lavoro, adesso attenzione perché potreste avere dei pezzi che qui non si vedono, che sono il G delta Z e i 4 pezzi. Quindi se tra l'ingresso e l'uscita la macchina si trova alla stessa quota, il fluido in ingresso e in uscita, questo pezzo va via. Se l'energia cinetica del fluido in ingresso e uscita è la stessa, questo pezzo va via. Ma se invece trovate ancora questi pezzi, attenzione perché questo integrale non rappresenta più esclusivamente il lavoro di Elica, ma c'è qualcosa che dovete aggiungere o sottrarre. Bene. Quindi attenzione, perché mentre sui sistemi chiusi bastava vedere l'integrale sotteso per vedere tutto, e quindi quello era l'integrale di P di V ed era il lavoro di variazione di volume, qui il lavoro di Elica è vero che questo integrale è a meno di che cosa? A meno di questo pezzo, a meno di questo pezzo. Va bene? C'è un altro aspetto che invece è sostanzialmente simile al discorso che abbiamo fatto sui sistemi chiusi, che è il discorso delle reversibilità. Ricordiamoci che questi integrali, abbiamo visto, sia per un sistema chiuso sia per un sistema adesso aperto,
sono i lavori massimi, giusto? Vi ricordate? Il lavoro dell'integrale di PIN DV era il lavoro massimo, non era il lavoro effettivamente compiuto, diciamo, dal sistema sull'ambiente o viceversa nel caso di un compressore dall'ambiente sul sistema, giusto? Questo era il top che potevo ottenere, cioè nel caso in cui la macchina era una macchina motrice, il meglio che potevo ottenere per un sistema chiuso era l'integrale di PIN DV. E abbiamo visto come questo, diciamo, il lavoro effettivo è sempre un po' più piccolo. Che cosa dovevo levare, ragazzi, da questo lavoro massimo? Dovevo levare le irreversibilità. Beh, cioè il T del test generato purtroppo si mangiava un pezzo del lavoro massimo. Lo stesso vale ancora qui, cioè su un sistema aperto, questa integrale, attenzione, non è il lavoro in generale, perché altrimenti fate il lavoro, qualunque sia la macchina, reversibile, diciamo che questo è il lavoro. E no, perché ancora una volta, diciamo, avete la R, quindi la R che si va a mangiare qualche cosa, si va a mangiare un pezzo, va bene? Quindi il lavoro, diciamo, questo lavoro rappresenta, ricordiamoci, come nei sistemi chiusi, rappresenta, l'integrale rappresenta il lavoro massimo e non il lavoro effettivo di una macchina reale. Quindi è il meglio che potete ottenere. Beh, ovviamente questo lo dobbiamo guardare anche con i segni, perché nel caso di una macchina motrice fate semplicemente, perché il lavoro è positivo, perché in uscita levate le reversibilità e ottenete direttamente il lavoro. Nel caso di una macchina motrice, attenzione, perché questo lavoro massimo lo dovete guardare con i segni e quindi si traduce in un lavoro aggiunto che dovete fare per poter comprimere il vostro sistema. Quindi a meno dei segni, ovviamente questo discorso vale in modo, diciamo, duale sia sulle macchine motrici sia sulle macchine operatrici. Va bene? Non so se vi ricordate che l'ho fatto con i valori assoluti e invece con il segno. Con i valori assoluti si può sempre, diciamo, con il segno si può dire sempre che il lavoro è il lavoro massimo. Con il segno, se volete metterlo in valore assoluto, una volta è più grande, una volta è più piccolo con i valori assoluti. E il vale lo stesso, adesso non me lo fate ripetere questo discorso con il segno, vale lo stesso. Cioè, su una macchina motrice, in valore assoluto vale sempre che cosa? Che il lavoro che io posso ottenere è il lavoro massimo. In una macchina invece operatrice, quindi una macchina in cui io energizzo il fluido, devo comprimerlo, che succede? Che il lavoro reale com'è rispetto al valore assoluto, rispetto al lavoro ideale? Maggiore. Diventa una L min dal punto di vista assoluto il lavoro di compressione. Vi trovate? Più piccolo il lavoro che devo comprimere nel caso di una macchina ideale, il reale è più grande quello che devo fare. Ok? Quindi il lavoro ideale diventa più piccolo. Vi trovate, no, ragazzi? Sì, sì. E quindi questo l'abbiamo già visto, adesso lo rivedremo uguale, lo rivedremo ovviamente sia sulle macchine motrici sia sulle macchine operatrici. Andiamo a vedere, oggi parleremo delle turbine, quindi macchine motrici, e andremo a vedere ovviamente questi lavori. Allora, la prima turbina che andremo a vedere è la turbina idraulica, la turbina più semplice. E in particolare guarderemo questa turbina unitamente all'impianto in cui essa funziona. Allora, l'impianto in cui funziona questa turbina è un impianto idroelettrico. Come è fatto l'impianto idroelettrico? C'è un grosso bacino d'acqua, a una certa quota. Non so se avete mai visto, diciamo, questi grossi impianti idroelettrici, ce n'è uno qui vicino, Presenzano. È abbastanza vicino a noi, c'è questo grosso bacino, ci sono due condotte, diciamo delle condotte, molto, due, tre, quattro, dipende ovviamente dalla grandezza, diciamo, dell'impianto, condotte in pressione che portano l'acqua fino a valle. A partire da valle avete ovviamente un convergente, quindi queste condotte sono, diciamo, condotte molto grandi. Arrivato a valle c'è un convergente che riduce moltissimo la sezione. Allora, perché si riduce moltissimo la sezione? Già l'abbiamo fatto questo ragionamento l'altra volta, ragazzi. Per aumentare la velocità. È come quando vicino alla pompa mettete, per far arrivare l'acqua più lontano,
diciamo, ostruite, diciamo, la fessura, diciamo, la tubazione in uscita, parzialmente. In questo modo la velocità del fluido diventa molto elevata, quindi il fluido viene sparato ad alta velocità e va a finire sulla ruota, ovviamente che, diciamo, io qui vi rappresento come se fosse una ruota di un mulino, ma nella realtà è una ruota molto più complessa, perché questa è una turbina, ovviamente idraulica, molto sofisticata, che si chiama turbina Pelton. Allora, evidentemente io adesso posso analizzare dal punto di vista termodinamico questo impianto andando a utilizzare le equazioni che abbiamo scritto l'altra volta. Ovviamente ci sono n trasformazioni, quindi ho 1 ovviamente fino al punto 2 all'ingresso del, diciamo, dell'ugello, poi ho un ugello in cui dal 2 al 3 abbiamo visto che cosa succede su questo ugello, questo convergente. Trasformazione di energia in energia cinetica, e poi dal 3 al 4 in cui questa energia viene data alla nostra macchina. Io la guardo come una scatola nera, è la macchina ovviamente, per cui entra nelle condizioni 3 per me il fluido ed esce, quindi uscirà nelle condizioni 4, qui ci sarà un fiumiciattolo e quindi questo è il punto 4. Io non voglio sapere com'è fatta, la metto in una scatola nera, la faccio vedere, ma per me è una scatola nera. È un sistema in cui all'interno c'è un organo rotante che prende energia dal fluido e ovviamente la converte in energia meccanica. Andiamo a vedere, andiamo a scrivere, diciamo, delle equazioni, allora 1, 2 e fino, diciamo, fino all'ugello, è compreso ovviamente questa tubazione, prima di arrivare all'ugello. Nel punto 2, punto 2 e punto 3 c'è, diciamo, il componente, c'è un ugello e quindi c'è un convergente, quindi avrò una seconda trasformazione da 2 a 3. Da 3 a 4 invece cosa c'ho? Che entra, diciamo, entra il fluido nella macchina ad alta velocità e viene convertito in energia meccanica. Andiamo a scrivere punto a punto, andiamo a scrivere i nostri bilanci. Va bene? Allora, da 1 a 2 che cosa succede, ragazzi? Scriviamo. Trasformazione 1-2. Allora, ragazzi, ricordatevi che ovviamente possiamo sfruttare tutte le reazioni che abbiamo scritto, quindi la portata massima in ingresso con la portata massima in uscita. Ovviamente ciò, diciamo, questo, diciamo, questa prima principale termodinamica si può ulteriormente semplificare, e l'L con E ciò anche si può assolutamente ulteriormente semplificare. Allora, nel caso la prima semplificazione che andrò a fare in generale su questa turbina, come vedremo tra poco, ma su tutte le turbomacchine, è di considerare l'acupunto, la quantità di calore fornito al nostro sistema, sia la turbina in questo caso, ma in generale anche per tutto l'impianto idroelettrico, praticamente nulla. Che vuol dire praticamente nulla? Non vuol dire che non ho flussi di calore in generale su tutto il sistema idroelettrico, è facile dirlo, perché le energie in gioco sono, la temperatura e in gioco sono estremamente basse, ma noi queste cose le faremo su tutte le turbine, anche quelle, diciamo, le turbine a gas e le turbine a vapore, dove le temperature in gioco sono molto più elevate. Perché potrò fare questa ipotesi? Perché scrivo Q punto uguale a zero sempre, in ogni caso, anche quando è diversa da zero? Perché semplicemente, non tanto perché questo sia effettivamente dal punto di vista numerico uguale a zero, ma perché questo termine, quando diventa molto più piccolo rispetto agli altri termini in gioco, quindi molto più piccolo di L con E, potrò considerare assolutamente, diciamo, questo termine quasi nullo, ingegneristicamente nullo. Quindi questa, diciamo, ulteriore approssimazione che farò su tutte, diciamo, le turbine, lo potrò fare semplicemente perché l'acupunto, diciamo, normalmente in questi componenti è sempre molto molto più piccola della potenza della turbina. Vedremo, diciamo, non tanto, diciamo, adesso sulle turbine idrauliche, ma come effettivamente questa relazione sarà soddisfatta anche in casi molto più complessi in cui le temperature in gioco sono molto, molto più grandi. E quindi anche questa relazione diventa un po' più semplice, perché questo, diciamo, ovviamente il termine se ne va a zero, questo termine va a zero, e quindi questa equazione diventa molto più semplice da scrivere. Scriviamola insieme. Allora, diciamo, ovviamente l'M punto posso anche eliminarla dappertutto, perché ho sempre un ingresso, vedete, un'uscita,
un ingresso, un'uscita, un ingresso, un'uscita. Quindi è sempre M.1 uguale M.2 uguale M.3 uguale M.4. Quindi le portate massiche sono sempre uguali, ingresso e uscita. Le condizioni sono sempre ancora stazionarie e quindi considereremo ovviamente sempre vale tutto, sono tutto rigorosamente costanti in termini di portata massica e ovviamente potremo applicare queste relazioni così come le abbiamo viste. Allora, che cosa ho ancora qui? Ho che H con 1 più il principio mi dice che H con 1 più GZ con 1 più V con 1 al quadrato mezzi, ovviamente Q punto lo levo perché non mi serve più, sarà uguale a, diciamo, questo non c'è e quindi ho soltanto nel caso 1, 2 non ho L punto, non ho organi in movimento, questo sarà uguale ad H con 2 più GZ2 più V con 2 al quadrato mezzi. Se, diciamo, il, analogamente posso scrivere che S con 2 più S punto S generato interno, ovviamente, cioè, perché S generato interno, ragazzi? Cioè, questa la relazione è questa, guardatela. Perché S generato solo interno? Qua non c'è l'interno. Perché sto scrivendo interno? Eh? Non ho capito. Non stiamo prendendo. Allora, anche se avessi preso la turbina, guardate un attimo, diciamo, quello che, l'ipotesi che abbiamo fatto con tutto l'impianto, sia la turbina ma tutto l'impianto, che abbiamo fatto, quella ipotesi che abbiamo assunto, l'ipotesi di adiabaticità, quindi questo termine com'è? È nullo, e quindi l'essere generato qual è? Soltanto la generazione interna, quindi questa sarà uguale del secondo. E ancora la terza equazione, cioè l'equazione geomeccanica, come si potrà scrivere? L punto con E è nullo e quindi scriverò che V delta P più G delta Z più delta V quadro mezzi più R uguale a Z. Allora, le prime approssimazioni che posso fare sono le seguenti. Allora, posso ritenere che la velocità in gioco sia qui, perché la condotta è sufficientemente elevata, sia qui dove sto facendo il punto d'ingresso, quindi ci sarà ovviamente qui, che cosa ci sarà? Ci sarà un ruscelletto che porta, diciamo, dell'acqua che alimenta il nostro, la nostra, il nostro bacino in modo da far, diciamo, mantenere ovviamente il pelo dell'acqua, diciamo, costante. Quindi la stessa quantità di acqua che entra qua, che esce da qua, è uguale alimentata dalla stessa quantità che entra dall'altro lato, giusto? Attenzione, nella realtà non sempre funzionano così i nostri impianti. Cioè, che cosa posso avere? Che d'estate questo, diciamo, questo ruscelletto non c'è più e quindi ho delle, diciamo, delle variazioni anche della quota del mio bacino. Ma io, visto, ho detto, sto facendo il, diciamo, sto applicando le, diciamo, le equazioni in condizioni stazionarie. Quindi evidentemente tutto quello che esce è uguale a tutto quello che entra. Quindi in questo caso io considero che il ruscelletto porta esattamente la portata massica, diciamo che sì, diciamo che perderò da quest'altro lato. E quindi ovviamente quando andrò a considerare tra l'ingresso e l'uscita potrò considerare che le velocità in ingresso e in uscita, se le sezioni sono più o meno costanti, diciamo, potrò considerare che, diciamo, le mie velocità sono sostanzialmente, diciamo, uguali e posso cominciare a levare questo piccolo termine che è delta V quadro mezzi, tra 1 e 2. Quindi che cosa vedo da questa relazione? La prima cosa che vedo è che nel caso in cui io, diciamo, prendo dell'acqua a monte e la porto a valle, a meno delle perdite di carico, questa G delta Z, questa energia potenziale, si trasforma in, in, no, non è in cinetica, ragazzi, in, non è neanche in pressione, in energia di pressione, quindi in energia interna del mio flusso, ovviamente in forma pressione, non calore, va bene? Allora è chiaro quindi che la, è come se io praticamente caricassi il fluido come se fosse una molla, va bene? Quindi ne aumento la pressione in modo tale da poterla poi eventualmente riprendere, diciamo, e sfruttarla ovviamente con una macchina a valle capace appunto di utilizzare questa energia.
Quindi, allora, se la guardiamo in termini con i segni, ragazzi, attenzione, G delta Z com'è? Ricordiamoci, G delta Z è Z2 meno Z con 1. Quindi G Z1 meno Z2 sarà uguale a V per P con 2 meno P con 1. A meno di R. R non ce l'ho ancora messo. Mi trovate? Se R è uguale a 0, quindi se questa macchina, diciamo, questo pezzo di diga è un, diciamo, perfettamente reversibile, avrei che cosa? Vi trovate, ragazzi? Perché, diciamo, il delta P è sempre P con P in uscita meno P in ingresso. Questo Z2, Z in uscita meno Z in ingresso. Quindi ho invertito i segni. Questo delta Z è diventato meno delta Z e questo è diventato delta P, resta con lo stesso segno. Va bene? Allora, quindi questo che cosa vuol dire? Che il G delta Z è ovviamente restato, diciamo, si è convertito in che cosa? Energia di pressione, quindi la pressione P con 2, evidentemente G delta Z, Z1 è più grande di Z2, giusto? Quindi P delta P sarà ancora positivo. Beh, quindi tutto quello che ho a monte è diventato, diciamo, tutto quello che avevo in termini di energia potenziale è diventato, diciamo, pressione del fluido. Allora, normalmente, se vi fate, se vi andate a fare questo calcolo, allora la G quant'è? 9,81. A me? Delta Z, diciamo, ovviamente ogni 10 metri che trovate qua diventa un bar dalla, più o meno, diventa un bar dall'altro lato. Quindi se voi vi prendete 100 metri di, diciamo, di altezza, di dislivello, sono diventati 10 bar. Del posto, possiamo anche fare questo calcolo, no? È facile farlo perché la B del fluido la vedete. Qual è la B del fluido? L'acqua stiamo parlando, no? Quindi diciamo, come la faccio? La B a temperatura, diciamo, quant'è la, diciamo, il volume specifico dell'acqua nelle condizioni, diciamo, il volume specifico, ricordatevi, utilizzate sempre ed esclusivamente cosa? Il sistema internazionale, non vi trovate. Quindi multiplo e multiplo, diciamo, è sotto multiplo il sistema. Quindi se fate 10, ovviamente 10 per 10, 10 qua per 10 da qua, dividete per V, V quant'è? Stiamo sempre parlando del sistema internazionale, quindi quant'è V? Ordine di grandezza, stiamo facendo 10, G 10, non è 10, 10 è 9,81, quindi stiamo perdendo l'ordine di grandezza. Quindi sono 10, 10 qua, quant'è V? V che cos'è? È un volume specifico, quindi qual è, quindi che cosa, come si misura in metri cubi, su. Quindi un metro cubo, quindi dovete fare metri cubi a chilogrammi, quindi 10 a meno 3, quindi quant'è, quanti metri cubi a chilogrammi? Qui ragazzi dovete, allora, diciamo, quindi 10 alla meno 3 diventa, vi trovate 1 per 10 alla meno 3 e quindi qui, allora, e quindi quanto fa questo? Diciamo, delta B 10 alla quinta, 10 alla quinta cosa, ragazzi? Ah, sono Pascale. Quanto è un bar? 10 alla quinta, ok? Vedete, più o meno cominciano a tornare i conti. Quindi cosa vuol dire questo? Attenzione, quindi ogni 10 metri di colonna d'acqua voi tenete più o meno un bar, sono 10 e 33, sono, diciamo, cifre. Ovviamente se andate a mettere 9,81 qua mettete 1.001 e così via, diciamo, vi vengono poi i calcoli esatti. Adesso abbiamo visto soltanto l'ordine di grandezza. Quindi il primo pezzo della vostra diga che cosa fa? Non fa nient'altro che prendere questa energia, diciamo, potenziale e trasformarla in pressione del fluido. Veniamo al secondo, vi è chiaro quindi che cosa, diciamo, vi devo trovare qui dentro? Ovviamente purtroppo non è, il mondo non è un mondo ideale. E quindi che cosa devo levare da questo? Cosa, diciamo, cosa ci perdo? La R, attenzione. Per cui, ovviamente, questo è G delta Z uguale a V delta, no, tutto al contrario, G delta Z l'ho portato da qua, quindi ovviamente questo sarà più R, perché questo, diciamo, ovviamente dovrà essere più piccolo. Chiaro? G delta Z l'ho portato da qua, no? Quindi è diventato GZ1 meno Z con 2, e questo è V delta P più R. Attenzione, quindi, questo, se è uguale a 0, questo è il massimo che posso trovare in termini di pressione.
se ho delle perdite di carico, che cosa mi troverò qua, ragazzi? Mi troverò invece di un bar 09 bar, e che cosa me lo ritroverò, diciamo, con questo R? In cinetta, in calore. Quindi questa, diciamo, questa energia potenziale che aveva il frutto, non è una cosa che si perde, resta, ma resta la schifezza dell'energia, giusto? Detto tra noi. Allora, e quindi ovviamente questo, ricordiamocelo, c'è sempre, le trasformazioni reali avrò sempre questo ente, dovrò fare in modo che questo diventi più piccolo possibile. Adesso io, voi avete gli strumenti per farlo diventare più piccolo. Io vi dico, ragazzi, diminuite questa R, cioè vi prendo, diciamo, a lezione, dico va bene, vi fate la vostra diga, vi fate tutte queste cose, vi prendete questi calcoli, a questo punto dici, non mi sta bene che perdo il 10% qua sopra. Ragazzi, migliorate. E voi come migliorate? Cosa fate? Adesso lo sapete cosa dovete fare. Come? Avete il paramento tubo? Io vi dico sì, avete il paramento tubo e quindi potete, per esempio, diciamo, utilizzare che cosa? O dei tubi? Allora, o dei tubi più larghi. Perché un tubo più largo è migliore? L'abbiamo visto stamattina, ragazzi. Giusto? Dov'è? Eccolo là. Perché, diciamo, non solo ovviamente ho quell'L su D e quindi ho inversamente proporzionale a D, ma mi agisce due volte, mi agisce come D e mi agisce sulla velocità, perché la velocità, se il tubo è più largo, la velocità diventa più piccola, e poiché è quadratica con la velocità, un tubo più largo mi migliora le reversibilità. Ma cosa aumenta ingegneristicamente il tubo più largo? I costi. Quindi avrò un miglior rendimento, ma un maggior costo iniziale. E questo è il motivo per cui, accanto a tutto quello che noi facciamo, ci studiamo anche l'economia. Perché altrimenti, punto di payback, ecco ciò, qual è il motivo per cui voi state... Non lo state ancora facendo. State già facendo. Come si chiama questo? Questi sono costi fissi e costi variabili, giusto? Ovviamente, diciamo. E quindi avete situazioni, ovviamente, per cui potete trovare anche il punto di ottica, se volete, su queste cose. Allora, è chiaro che noi non li faremo ancora, perché tutto questo, diciamo, viene rimandato a più avanti. Allora, diciamo, ovviamente quando prenderete le macchine, vedrete i costi delle macchine, vedete tutto il resto, ovviamente mettete tutto insieme, anche la parte costi. Ma è evidente che in questi ragionamenti che facciamo, è evidente che se io voglio migliorare qualcosa, ci devo mettere qualcosa di soldi. E quindi devo pagare questa R più piccola. Però devo sapere anche come si fa dal punto di vista tecnico, perché se non so come si fa, mai posso migliorare. Veniamo al secondo pezzo, andiamo dal 2 al 3, andiamo, facciamo questa seconda trasformazione. Cosa c'ho nella macchina 2 e 3, ragazzi? Nel secondo pezzettino. Non è una macchina, perché è una... non la posso chiamare macchina, perché non ho organi in movimento, non c'ho niente che si muove, non c'ho energia meccanica, quindi non è una macchina, va bene dal punto di vista. Però io li faccio qualche cosa, che cosa sto facendo dal punto di vista del meccanico? Che è fondamentale a quello che verrà dopo, cioè alla mia macchina idraulica. So che cosa faccio? Faccio una conversione di che cosa? In energia cinetica. Allora, che cosa succede tra 2 e 3? Ragazzi, la pressione qua è diventata, se sono, diciamo, se sono 100 metri, era di 10 bar. Che cosa ho invece nel punto 3? Punto 3, getto libero, va bene? Quindi ricordiamoci che questa, diciamo, la pompa, quando io ci metto il liquido davanti, immediatamente in uscita dalla pompa c'è la pressione atmosferica. Quindi passo da una pressione di ovviamente 10 bar, attenzione, più la pressione atmosferica che avevo qua, quindi sono 11 in realtà, se devo fare, se voglio essere proprio rigoroso, perché sono 10 bar di relativi, di delta P, ovviamente già la pressione atmosferica ce l'avevo sopra. Attenzione alla P, stiamo parlando di P termodinamico o stiamo parlando di pressione relativa? Poi, di cosa stiamo parlando? Di pressione termodinamica o di pressione relativa? Secondo voi? Tutte le volte che io scrivo una formula su un pezzo di carta, se sono un termodinamico, per me è una pressione termodinamica. Attenzione, perché se anche mettete le relative, è un delta P, per cui la formula funziona lo stesso, così come avevo detto per le temperature. Quindi C delta T funziona sia se metto la Celsius, se metto la pressione della terra, della termodinamica. Anche qua funziona sia se metto la relativa, sia, diciamo, se metto la pressione. Ma se metto un P, perché mi voglio calcolare tutto il resto e non più un delta P, attenzione perché sbagliate tutto.
Quindi, in termini di pressioni relative, qua è 0 e qua è 0 e qua è 10 bar se sono 100 metri, d'accordo? Quindi 100 meno 0, quindi diciamo, scusatemi, 10 meno 0 fa 10. Ma in termini di pressioni assolute, qua è 1, qua è 1 e qua è 11. Attenzione, perché questo voi già ve lo siete dimenticati. Io vi dissi, attenzione, pressione relativa e pressione... Vi ricordate adesso? Allora, quindi, diciamo, se continuiamo il nostro, a questo punto la nostra trattazione, quindi io posso riprendere l'equazione, ancora una volta l'equazione geomeccanica, riprendere il primo principio, quindi diciamo, è inutile che scrivo la massa perché diciamo è scontato, scrivo soltanto il primo principio, che è ancora, quindi H2 più GZ2 più diciamo, V2 al quadrato mezzi sarà uguale ad H3 più GZ3 più V3 al quadrato mezzi. Scrivo S2, questo metto, scusatemi ragazzi, qua ovviamente S1, e questo S1,2. Quindi questa sarà S2 più S generato tra 2 trattino 3, sarà uguale ovviamente a questo, sarà uguale a S3, e poi scriverò l'equazione geomeccanica ancora una volta, V delta P più G delta Z, ovviamente questo sarà 2 3, questo sarà 1 2, questo sarà 1 2, questo sarà 1 2, e quindi GZ delta Z 2 3 più ancora delta V4 mezzi 2 3, questo sarà 1 2 per distinguerla, e questo sarà R2 3. Attenzione, vi ho messo i pedici perché mentre prima era univoco perché era un solo pezzo, quindi scrivevo delta Z eccetera, qua invece devo fare attenzione perché diciamo, non è più il delta P di prima, non è più il delta Z di prima, giusto? Quindi vi ho messo i pedicini per ricordarvi che stiamo lavorando su diciamo, ovviamente pezzi diversi, e ovviamente questi pezzi diversi vedo subito che il G delta Z 2 3 a quanto uguale? La Z è 0 perché sono sulla stessa quota, quindi questo pezzo già non ci sta più. Va bene? E ovviamente che cosa potrò vedere? Che questo V delta P, ricordiamoci, V delta P lo scriviamo V P3 meno P2, a cosa sarà uguale? Più delta V23, chi è? Sarà ovviamente V quadro V3 al quadrato mezzi meno V2 al quadrato mezzi, giusto? Più R23 uguale a 0. Ragazzi, cosa mi potete dire sulla velocità V con 2 rispetto alla velocità V con 3? Andiamo a vedere queste due velocità. Facciamo qua sotto. Allora, se la portata massica in M punto è costante, e se diciamo, questa sezione, diciamo, io vado alla sezione dell'ordine del metro di diametro, a sezione dell'ordine di qualche centimetro, va bene? Quindi che cosa succede, ragazzi? Questo è il mio punto, a cosa è uguale? E abbiamo detto che è uguale a rho v per a. Quindi ovviamente questo, se vado a mettere v2 a 2 invece di rho mettiamo v2, la stessa cosa, no? Invece della densità, metto il volume specifico ovviamente liquido. Questo sarà uguale a V3 A con 3 diviso V con 3. Allora, questi e questi, pensiamo nel caso di un liquido, possiamo dire che più o meno sono, diciamo, il liquido è a volume più o meno costante, e quindi questi e questi se ne vanno, sono uguali. Giusto? Quindi V2 A con 2, ovviamente questa diventerà una portata volumetrica in questo caso. Attenzione, posso dire che la portata volumetrica resta costante perché stiamo parlando di un liquido in cui i volumi specifici praticamente sono inalterati, ma non è in assoluto mai vero. Cioè le portate volumetriche non si conservano. Va bene?
In questo caso nel liquido posso immaginare che più o meno la densità sia più o meno uguale, a meno ovviamente di qualche un punto percentuale, ma questo diciamo, è assolutamente ininfluente ai nostri scopi. Quindi V con 2 per A con 2 sarà uguale a V con 3 per A con 3, ma se io riduco il diametro, ricordiamoci, il diametro lo riduco dell'1%, l'area di quanto lo sto riducendo? Poi, se riduco il diametro dell'1%, come stanno area e diametri? Sono elevato al quadrato, quindi vuol dire che diciamo, riduco per un dito per 10.000. Quindi stiamo parlando di una velocità V con 2, diciamo, quando io praticamente sto diminuendo la con 3 dell'ordine del diametro dell'ordine dell'1%, sto rispetto al V con 2, sto parlando di un'energia, diciamo, di una velocità non 1000 volte, 10.000 volte più piccola. Va bene? Quindi assolutamente dall'1 a 1000 all'1 a 10.000, quindi la posso tranquillamente trascurare. Quindi vuol dire, soprattutto poi questa velocità la devo pure elevare al quadrato, quindi questo 10 alla 3. Questo, diciamo, questo fattore diciamo, 3 diventa 3 al quadrato, quindi assolutamente questo termine qua lo posso eliminare. Bene. Ci siete o no ragazzi su questo aspetto? Cioè questo, diciamo, questa velocità V con 2 d'ingresso è assolutamente piccolissima rispetto al valore di pi con 3. E quindi va via dal punto di vista diciamo, ingegneristico. Quindi che cosa ho ragazzi? Che posso riscrivere questa relazione in quest'altro modo, questo va via. E quindi se avessi una macchina reversibile, che cosa avrei? P con 3 è la pressione atmosferica, quindi che cosa vuol dire? Che io vado a prendere la pressione che avevo in 2, va bene? E l'ho convertita in energia cinetica, quindi V P2 meno P3 e così diventa di nuovo positivo, P2 meno P3 è uguale a V3 al quadrato mezzi, è la stessa che ho prima. Attenzione, questo nel caso ideale, nel caso reale invece cosa c'ho? Sempre qualcosa ancora una volta in meno, quindi purtroppo di questa energia potenziale che aveva il fluido qua e che ho convertito in energia cinetica, una parte ancora una volta, così come nella prima parte, una parte la perdo. Qua perdo una parte molto più grande ragazzi, a fronte invece di una parte invece diciamo, assolutamente piccina, perché le velocità qui diciamo, nelle condotte grandi le posso tenere diciamo, sufficientemente basse. Qui purtroppo devo accelerare il mio fluido, quindi lo devo aumentare la velocità notevolmente e qui invece pago uno scotto un po' più grande rispetto a quello che pagavo prima. Ovviamente questo è uno scotto concentrato, lì diciamo dipende perché poteva essere pure molto lunga la condotta, quindi se era molto molto lunga poteva essere anche diciamo, significativa questo, diciamo, questo valore. Quindi più R2-3. Quindi questa stessa relazione l'ho scritta così per farvi capire che ho preso una quantità, un'energia potenziale, V delta P, e l'ho riconvertita ovviamente in energia cinetica. A questo punto ho l'ultimo pezzo della mia macchinetta, del mio impianto, la turbina idraulica. Turbina idraulica che sicuramente diciamo, gli studenti che vengono da un istituto tecnico avranno già visto, sanno com'è fatta. Allora, di fatto per un impianto di questo tipo, ovviamente il salto è molto grande, utilizzerò una turbina di tipo Pelton. Come è fatta questa turbina Pelton? Ha due cucchiai, in sezione ovviamente, ogni pala è fatta in questo modo, ha due cucchiai, in modo tale che il flusso che arriva ortogonalmente alla pala, allora ovviamente diciamo, sto immaginando di vedere la macchina in questo modo, cioè l'asse diciamo, è verticale della macchina, voi state vedendo una paletta tagliata di così, quindi sta arrivando il fluido in questo senso, va bene? E diciamo, arriva su una pala che ho tagliato a metà per farvi vedere come arriva, quindi questo cucchiaio che qui vedevate in verticale ve l'ho messo con asse orizzontale in questa volta,
Voi non vedete l'asse della turbina, ma vedete il taglio della palettatura. Che cosa succede, diciamo, a questa paletta, diciamo, messa così? Il fluido va a impattare sulla palettatura della turbina e l'energia cinetica che ha il fluido la cede alla nostra palettatura, mettendola in movimento. Quindi energia traslazionale cinetica che viene ceduta alla paletta che si muove, ovviamente si muoverà in questa direzione e ruoterà intorno all'asse. Va bene? Perché è fatta, cioè, questo doppio cucchiaio e non è fatta con una paletta così? Perché altrimenti cosa succederebbe? Aumenterebbero le irreversibilità della mia macchina. Io voglio mantenere le irreversibilità della macchina 3-4 il più piccolo possibile, ma io non le so ancora costruire le turbine, però posso intuire che se metto una paletta piatta, il flusso arriva sulla paletta, la spinge, ma ovviamente cosa farà? Rimbalzerà in parte sulla paletta e ovviamente ostacolerà il flusso in arrivo. Invece in questo modo il flusso va via lateralmente e non ostacola ovviamente la nostra macchina. Se questo poi la rimettete in verticale, io non ve l'ho disegnato in orizzontale, la rimettete in verticale, non ci sarà neanche la ricaduta di questo flusso sul vento, perché questo provocherebbe ulteriori reversibilità. Invece se le mettete in verticale questo non accade, perché a questo punto il fluido lo raccolgo e lo porto via. Questo ovviamente a me non interessa dal punto di vista fluidinamico, perché io ancora vi ripeto, in questo momento per me questa scatola qua è una scatola nera, a me non interessa progettare ancora le turbine, non mi interessa fare questo. Tutto questo con gli angoli di velocità lo vedrete nel corso di macchina. Quindi andrete a studiare per bene come fare le palettature di questa turbina. Qual è l'angolo che devo dare? Qual è la forma che devo dare a queste palettature? Per ridurre al minimo le R, noi questo problema ancora non ce lo poniamo, però possiamo immaginarlo. Ovviamente più ostacoliamo questo flusso, e più ovviamente quello che potrò prendere per trasformare l'energia meccanica della nostra ruota in movimento sarà più basso. Quindi fisicamente vi ho rappresentato cosa succede, dal punto di vista termodinamico io non ve lo rappresenterò più, non mi interessa, perché mi interessa soltanto scrivere un bilancio di prima e seconda legge. R ovviamente, che cosa è la nostra R? Sono le reversibilità interne della nostra Allora, qualcuno di voi ricorda come è fatto questa pelta? Non me la se la ricorda? L'avete fatta? Ovviamente questa è una sezione, quindi ve lo è la sezione di questo cucchiaio, questo doppio cucchiaio. Qualcuno le ha viste? Nessuno di voi le ha mai visto. Magari la prossima volta vi porto qualche fotografia di queste cose, così le vedete nel corso.